Allora, solitamente ti dicono tutti quali sono le motivazioni per cui potresti entrare in seminario. Bene, oggi voglio dirti 5 motivi per cui secondo me non dovresti entrare in seminario. Oh, questo chiaramente vale per tutte le vocazioni e soprattutto è il mio punto di vista. Sono dei piccoli consigli da parte di chi il seminario l'ha fatto e da chi in questo momento è prete. Oh, parentesi, sempre fermo restando che al di là di quelle che sono le motivazioni, poi i tempi e i modi li sa il Signore. Quindi anche partendo da delle motivazioni che magari non sono adeguate, poi il Signore durante tutta la formazione, che dura comunque 7 anni, e anche la formazione permanente di quando sei prete, può smussare alcuni angoli, anche perché in realtà non siamo perfetti. Dio non ci chiama ad essere perfetti, ci chiama a cercare di dare il meglio che abbiamo per vivere la nostra vocazione. Ma cominciamo! Primo motivo che non può spingerti a entrare in seminario: il prestigio sociale o ruolo all'interno della società. Anche perché poi, parliamoci chiaro, non è più come una volta. Oh, con questo non voglio dire che era meglio una volta. Ormai il prete dai più è visto come una persona come le altre all'interno della società. E guardate, per quella che è la mia esperienza, ringrazio Dio che sia così. Perché per costruire relazioni è utile che ci sia anche un'amicizia, ci sia un rapporto che comunque ti mette in condizione di poter parlare con le persone, rispettando i ruoli di ognuno, ma quello fa parte dell'educazione. Ma il prete non è più sempre in tutti i posti il punto di riferimento. Anche se lo fosse, non può comunque essere il trovare un ruolo di rilievo nella società il motivo che ti spinge a entrare in seminario. E capite da soli perché. Comunque adesso, ringraziando Dio, ripeto, non è più così. Il secondo motivo che non può spingerti, secondo me, a entrare in seminario è per una delusione nella vita. Di solito parliamo di delusioni amorose, che magari sono quelle un po' più comuni. Non può essere, insomma, una sorta di riscatto sociale. Divento prete perché così dimostro agli altri e poi magari anche a me stesso che posso farcela. Ecco, già il punto di partenza è sbagliato. E dopo vi spiego anche un pochetto il perché, per come la vedo io. Il terzo motivo che non può spingermi a entrare in seminario, quindi a fare il percorso per diventare prete, o almeno non dovrebbe spingermi, è perché mi sento attratto da un solo attimo, un solo aspetto della vita sacerdotale. Per esempio, come abbiamo detto, il ruolo all'interno della chiesa. Voglio un ruolo importante e voglio proprio quello. Oppure l'aspetto della liturgia, che è totalizzante, o l'aspetto dei paramenti. Perché sì, io sono il primo a dire che la liturgia è importante. Se il rapporto con Dio è un rapporto che mi cambia la vita, se quello diventa il momento culmine che dona un senso anche a tutto il resto degli aspetti della mia vita, se durante la celebrazione eucaristica sono strettamente convinto che Dio davvero si fa carne in mezzo a noi, allora è chiaro che quell'aspetto deve essere curato in maniera particolarmente attenta, perché è quello che dà un senso poi a tutto il mio essere prete, tutto al mio essere cristiano, qualsiasi sia la mia vocazione. Però la liturgia è un mezzo e non è il fine. Il fine è Gesù Cristo. Se amo Gesù Cristo, è chiaro che tutti gli aspetti che ruotano intorno al suo incontro li curerò in maniera importante, dandogli la giusta rilevanza. Ma non è fine a se stesso. Parlavo della liturgia o dei paramenti o del ruolo all'interno della chiesa, ma gli aspetti potrebbero essere molteplici, chiaramente, non ve li dico tutti. Il quarto motivo che non dovrebbe spingermi a entrare in seminario è quello di affermare me stesso, affermare quanto sono bravo. Pensare, bene, all'interno della chiesa ho questa opportunità. Dimostrare che io so fare questa cosa. Senza che ve lo spiego, capite da soli che è un punto di partenza sbagliato. Entrare a far parte della chiesa, diventare presbitero, dopo un cammino di discernimento guidato anche da altre persone, vuol dire proprio l'opposto. Farsi servo di questa chiesa che è immagine di Cristo. Forse è l'aspetto più difficile da vivere. Ma il quinto motivo, ve lo dico adesso, è meglio non cominciare il percorso di seminario, ma ripeto, vale anche per le altre vocazioni, se idealizzo il sacerdozio. E quindi anche se penso di decidere quale sarà il mio ruolo all'interno della chiesa, o decidere come e dove vivere il mio ministero. C'è l'obbedienza che indirizza tutto. Attraverso l'obbedienza ai superiori passa il progetto di Dio sulla mia
mia vocazione. È difficile? Certamente. In fondo, se ci pensiamo bene, è così anche nel matrimonio, nella vita religiosa, in qualsiasi vocazione. Non è sempre facile riconoscere l'opera di Dio nell'obbedienza ai nostri superiori. Però in fondo il segreto è proprio quello. Vi faccio un esempio, vi rubo un attimo di tempo. Io dico sempre, in qualsiasi parrocchia dove sono stato, Bevagna come vice parroco, Torrita di Montefalco come parroco e Norcia come parroco in solido, non ho mai trovato qualcosa di più rispetto a prima. È stato benissimo, sia chiaro. Ho trovato semplicemente nella fatica di dire il mio sì, nella fatica umana di spostarmi, di ricostruire relazioni, quello che mi serviva in quel determinato momento, perché il Signore ci pensa al nostro bene. È una fatica, ma basta fidarsi e troverai sempre quel qualcosa che ti serve per vivere la tua vocazione. In sostanza, questa, ma anche le altre, se non sono la tua vocazione, è meglio evitare di forzarla. Sempre tenendo presente, come ho detto prima, che poi la grazia di Dio opera come e dove vuole, quindi anche partendo da questi presupposti possono nascere delle conversioni bellissime. Anche perché la vocazione non è ciò che sono portato a fare o ciò che mi piace fare, ma è ciò che sono chiamato a fare, ciò che Dio ha pensato per me fin dall'eternità, il progetto d'amore su di me. Ah, tutte le vocazioni hanno più o meno questo aspetto, ed è bene anche ricordarci che tutte le vocazioni hanno pari dignità davanti a Dio, se vissute seriamente. Ci portano a vivere e rendere concreto il nostro cammino di santità ordinaria, che non è perfezione. È riconoscere che possiamo chiedere perdono e possiamo ricominciare. Il cammino di santità non è un qualcosa di futuro, è il nostro presente. Riconoscere che quando la nostra libertà di dire il nostro sì incontra la grazia di Dio, può nascere il miracolo della nostra conversione. Anche perché, parliamoci chiaro, la santità corrisponde con la nostra felicità, perché Dio ci vuole felici davvero. Una felicità autentica, fatta di alti, bassi, momenti di crisi, croci, momenti esaltanti e momenti meno. Ma è proprio quell'ordinarietà che, se è messa nelle mani di Dio, diventa un qualcosa di straordinario, di cui dire grazie. Va bene, dai, concludo questo video. Se hai qualcosa da dire, se vuoi scrivere quello che ne pensi, la tua opinione, se hai qualche domanda, scrivilo qui sotto nei commenti. E se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, questo, e ci vedremo prossimamente con altri video, se Dio vorrà. Felice vita, gente!